accidia. L'accidia è indolenza, riluttanza verso ogni tipo d'operosità, mista a noia e indifferenza. Si sa che l'uomo tende a non fare nulla, a meno che non sia obbligato dalle circostanze avverse. Lo possiamo vedere nei popoli primitivi che non dedicano molto tempo alla soluzione dei problemi. E lo vediamo soprattutto in quei popoli dove il sole è dominante, come se il sole o il calore facessero passare la voglia di lavorare. Forse anche il più solerte degli uomini, se si trovasse a vivere una incarnazione in quei paesi e se la cultura fosse quella del fare il meno possibile, non potrebbe far altro che adeguarsi alla situazione per non essere tacciato di stacanovismo. Ma analizzando, diciamo, il mondo civilizzato, scopriamo che sono moltissime le persone che adottano quel tipo di comportamento e di vita. Sembrano nati stanchi e sopravvivono sfruttando il lavoro altrui. L'accidia è anche non intervenire non solo fisicamente, ma anche con la nostra conoscenza. Non avere voglia di intervenire in una discussione denota uno scarso desiderio di sforzarsi per far conoscere le proprie idee e anche un po' di superbia mista alla paura di sbagliare e quindi perdere quella posizione acquisita nel tempo. L'accidioso nasce stanco nel corpo e nello spirito e difficilmente affronterà la vita da guerriero, ma più da vigliacco, pronto a nascondersi in ogni buco e a non guardare mai negli occhi il suo interlocutore.